Qui un po' tutti quanti brancoliamo nel buio. No, io credo che la percezione, e rispondiamo anche al nostro amico, è che stavolta no, ovviamente non si sta scherzando. Cioè, quello che si vede e quello che si sente è tutto vero. Io credo che sia una coppia che ha portato, pur Virenti da presidente, lo Monaco da amministratore delegato, hanno portato in alto. In alto il Catania non è semplice nel mondo, in questo mondo del calcio dove girano tanti tanti milioni di euro, avere così tanti, essere arrivati in così poco tempo così in alto. Oggi però la realtà è che ci sono dei problemi, di che tipo di natura, magari è difficile capirli, comprenderli. Il presidente Pulvirenti, come spesso capita, alle 2.35 di ogni delle 14.35 di ogni partita interna del Catania parla con Sky nell'intervista. È venuto a te, ma che ti ha detto? Intanto, tra le righe. Intanto è arrivato e c'è stato uno scambio anche di sorrisi con il presidente Lotito, perché togliendo l'auricolare a Lotito l'abbiamo dato a Pulvirenti, c'è stato un saluto molto affettuoso e c'è stata anche qualche piccola battuta in riferimento ovviamente alle voci di mercato che trattano l'amministratore del Catania Pietro Lo Monaco. Quando si parla di crescita, si parla anche qui di mercato. Il presidente Lotito, scherzando, ha detto al presidente Pulvirenti, e questo è venuto tutto fuori dai microfoni: Antonino, non potrei mai fare una cosa del genere. Quando qualcuno che era lì attorno ha detto: non credo che sarà la Lazio la nuova squadra di Lo Monaco, lui ha detto: non potrei mai fare una cosa del genere. Io ho qui il mio direttore sportivo, guarda caso accanto c'era Iglitare. Pulvirenti, passano le settimane, lo vedo, almeno questa è la mia percezione, le interviste, sempre più deciso, sempre più sicuro di sé in riferimento a questo argomento. Sempre più risoluto, no? Sì, sembra avere in quei 20 secondi di risposta le idee abbastanza chiare. Che sia uno scherzo e quindi che ci sia in questo momento la crisi si avverte, ma non lo dico io, lo dicono i fatti. A Torre del Grifo non stanno quasi mai vicini. Uno va, l'altro viene. Dall'altra parte una cosa e uno non c'è, gli altri sono fuori. Il ci sono riunioni, prepartita. Anche se stavolta si sono salutati, ma così come cordialmente fanno due professionisti. No, che ci siano delle difficoltà, questo. Poi ripeto, capire cosa c'è nella testa del presidente Pulvirenti e capire cosa c'è nella testa. Ma ha detto esattamente cosa? Che insomma lui ha le idee chiare. Lui nell'intervista ha detto le sue parole, ha detto: io ho le idee chiare e a giugno vedremo come andrà a finire e vedremo quale sarà il futuro. Io penso soltanto, e l'ho ribadito più volte, al futuro del Catania. Sono determinato come non mai, non ricordo esattamente le parole. Voglio vincere questa partita, ma voglio arrivare in fondo. Queste sono state le pochissime frasi. Devo dire, spesso capita, facendo questo tipo di intervista, alcuni dirigenti, ho intervistato poche settimane fa Montolivo, l'ufficio stampa della Fiorentina mi ha detto: no domande di mercato, perché se no non si risponde. Il presidente Pulvirenti prima delle interviste non ha mai detto non rispondo a questa domanda, quindi è stato sempre chiaro ed ha, sembra avere una linea, una condotta continua, una condotta precisa e sa quello che vuole dire. E oggi un assist te lo abbiamo dato noi, no? Peppe, perché non soltanto non si parla di fine giugno come sì, momento importante, decisivo di questo connubio, ma si tratta di una scadenza. Anche se io, scusami Angelo, per sì, completezza, credo che il presidente Pulvirenti anzi volesse dire: non sono disposto ad aspettare fino a giugno per eventualmente dire come sarà il Catania del futuro. Tant'è che c'è una sorta di scadenza occulta che abbiamo in un certo qual senso carpito, che è quella proprio della fine di aprile. Fine di aprile che consentirebbe alla presidenza del Catania, dirigenza del Catania, di pianificare il futuro di questa squadra. Cioè, è una squadra che va pianificata.